Venditalia 2024 continua. Siamo allo stand della Coltainer e ci troviamo in compagnia di Valerio Guatta, il responsabile commerciale Italia. Ciao Valerio e benvenuto. Ciao Fabio, grazie mille. Voi producete dei contenitori isotermici professionali, intanto per il vending, poi anche un po' per l'oreca, per il food service, in qualche caso anche per il trasporto in ambito retail, ma in questo caso parliamo di distribuzione automatica. Esatto, sì, oggi chiaramente parliamo di distribuzione automatica essendo a Venditalia e siamo qui a presentare due novità della nostra gamma. In un caso potremo vedere il modello da 140 litri che è il nostro best seller nel settore, è il modello tradizionalmente più apprezzato da queste aziende perché necessitano di portare un quantitativo limitato di prodotti freschi ma comunque rispettando la temperatura controllata e le normative vigenti. Però non possono occupare troppo spazio a bordo del veicolo in quanto la maggior parte delle referenze che trasportano sono prodotti a temperatura ambiente, per cui apprezzano un modello di questo tipo che con un volume limitato di prodotti freschi garantisce comunque il trasporto in temperatura controllata utilizzando per la sua alimentazione la batteria del veicolo oppure in alcuni casi una batteria ausiliaria per poter alimentare il frigorifero durante le lunghe soste che gli operatori della distribuzione automatica devono fare quando vanno a ricaricare le macchinette. Un'altra delle novità che presentiamo poi oggi invece è un modello da 560 litri che risponde alle esigenze degli operatori che ci richiedono di trasportare un maggior volume di prodotto fresco che comunque, a quanto abbiamo modo di vedere dall'esperienza dei nostri clienti, sta aumentando nel volume per quello che riguarda le gestioni di questo tipo di aziende e quindi abbiamo deciso di fornire anche una soluzione per chi vuole sfruttare l'altezza all'interno del veicolo con un contenitore da posizionare sulla porta laterale dei furgoni più alti come ad esempio può essere un Fiat Ducato o un Ford Transit. Parlando di temperatura controllata, naturalmente dobbiamo anche indicare quali sono i range. Questi arrivano anche a meno 18, meno 20? Sì, lo confermo. Allora, in realtà la stragrande maggioranza degli operatori del vending ci chiedono soluzioni per il trasporto dei prodotti freschi, però effettivamente vediamo che negli anni più recenti sta nascendo anche l'esigenza, ci arriva la richiesta di trasportare i gelati e per questo ci sono delle versioni apposite degli stessi modelli, quindi nelle stesse taglie di cui vi ho parlato, però con gruppo frigorifero che raggiunge i meno 21 gradi, quindi con la relativa omologazione ATP per il trasporto dei prodotti surgelati. Valerio, non a caso noi ci troviamo in questa location dove alle nostre spalle c'è un furgone con le paratie che separano i vari minivani all'interno della parte visibile con uno dei vostri prodotti inseriti. In che modo è possibile fissare i vostri prodotti senza avere il pericolo di farlo dondolare su e giù, avanti e indietro man mano che inizia e continua il trasporto dell'addetto al rifornimento? Certo, chiaramente come hai sottolineato il codice della strada impone di fissare i carichi, per cui anche per motivi di sicurezza è opportuno che un frigorifero come questo vada fissato all'interno del veicolo. Per questo si possono utilizzare delle normalissime cinghie a cricchetto che si trovano in qualsiasi negozio di bricolage per legare le maniglie già previste all'interno dello stampo del contenitore agli anelli del pavimento che si trovano all'interno del veicolo, già nel veicolo standard, senza che abbia un particolare allestimento, ma a maggior ragione insomma poi in un veicolo allestito come quello del vending si possono prevedere anche ulteriori punti di ancoraggio. Questi due modelli sono accompagnati anche da altri fratelli e sorelle un po' più piccoli e un po' più grandi destinati sia naturalmente al vending che all'oreca che al settore retail, ma per saperne di più a questo punto forniamo intanto la URL attraverso la quale è possibile collegarsi al vostro sito e perché no anche un indirizzo email a cui scrivere per poter entrare in contatto in modo diretto con voi.
Certamente sì, la nostra gamma prodotti in realtà è molto più ampia rispetto ai due prodotti che mostriamo oggi, e per chi volesse vedere nel dettaglio tutti i modelli che fanno parte della nostra gamma può collegarsi a www.coltainer.it, il nostro sito web, oppure può scriverci a info@coltainer.it e noi saremo a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Valerio, grazie, noi ci rivedremo presto perché magari riusciremo a fare un ulteriore approfondimento entro la fine dell'anno su Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica presente davvero ovunque in Italia nelle gestioni piccole, medie e grandi. Grazie Valerio. Grazie a te, ti ringrazio davvero.